Sono iniziati di buon mattino gli interventi straordinari per il diserbo di aiuole e marciapiedi in via Caracciolo. A realizzarlo sono una ventina di addetti della cooperativa 25 giugno, progetto squadra di emergenza e di LSU in forza al servizio lavoro e attività produttive del comune. Le due squadre, coordinate da Maurizio Viscardi, sono impegnate quotidianamente nella cura del verde cittadino ed affiancano alla manutenzione ordinaria e interventi straordinari di pulizia e bonifica del territorio. È un lavoro realizzato in sinergia con ASIA che interviene per la raccolta delle erbacce, lo spazzamento e la pulizia dei marciapiedi. Siamo intervenuti stamattina presto, già verso le 7:30, 8:15 stavamo sulla zona. Sono intervenute le due squadre, la prima quella formata dalla cooperativa 25 giugno e poi quella formata dai lavoratori socialmente utili, per un massimo di una ventina di persone coinvolte. Diciamo che circa in tre ore e mezza il lavoro sarà terminato e si potrà vedere almeno oggi quella che è una via Caracciolo pulita in tutti i suoi angoli. La cooperativa 25 giugno è impegnata tutti i giorni nella manutenzione delle aree verdi da Posillipo agli chalet di Mergellina. Provvede inoltre alla cura delle aiuole lato mare del Maschio Angioino e a quelle in via Cesario Console. La squadra verde dei lavoratori socialmente utili è impegnata invece a Piazzale Tecchio, Viale Augusto e a Piazza Nazionale. Stiamo cercando di approntare questi programmi utilizzando appunto la buona volontà e anche un grande sacrificio della cooperativa 25 giugno e gli LSU finalmente inseriti in un circuito di decoro urbano, quindi con un'attività di diserbo. Ancora una volta l'appello ai cittadini: non imbrattate quello che puliamo, tanti cittadini amano questa città e questi interventi non sono degli interventi spot, ma rientrano in una logica che stiamo mettendo insieme, quella di andare a risistemare, quindi anche a eliminare un po' di erbaccia in tutte le zone della nostra città. Gli interventi straordinari di pulitura di aiuole e marciapiedi vengono effettuati dopo un sopralluogo su segnalazione dell'assessorato all'ambiente o sollecitati via mail dai cittadini.